Bentrovati, tra poco in onda con l'informazione raccontata, tanti argomenti oggi, a cominciare dai vaccini, dalle manifestazioni anche per gli eventi della città di oggi, a Catania in particolare, gli eventi legati alla privatizzazione, insomma si chiede di privatizzare, di non privatizzare più i vaccini, evidentemente, insomma c'è stata una partecipazione discreta, comunque prima alla Pfizer, alla zona industriale, poi in via Etnea, Piazza Stesicoro in particolare. Sentiremo un po' le voci di coloro che hanno animato questa manifestazione. Poi parleremo di politica, lo faremo anche sulle elezioni di Tremestieri, il bubbone elettorale di Tremestieri. In studio ci sarà Monica Tomasello che è tra le candidate al Consiglio Comunale, tra i 180 candidati al Consiglio Comunale di Tremestieri, dove finalmente, questa è la notizia, si andrà al voto, pensate, sabato e domenica prossimi. Poi parleremo anche con Agostino Imondi che ci dirà come sta cercando di far abolire, pensate, che bella idea, non originale devo dire, il canone Rai, chissà se riuscirà insieme alla sua raccolta di firme, ci dirà il modo nel quale appunto pensa di poter raggiungere questo obiettivo. E poi avremo anche un'altra pagina di politica da dedicare in particolare a Salvo Giuffrida, a Rosario Scandurra e non mancherà l'appuntamento con la nostra psicoterapeuta Sara Grisiglione. Tutto questo all'interno dell'informazione raccontata. Se Lucy Culotta è pronta, possiamo andare in sigla. Bentrovati all'informazione raccontata a cura della redazione di Sicrapress. Vi ricordo gli appuntamenti, sono due quelli televisivi, 14 e 21, su Prima TV, canali 87 e 666 del Digitale Terrestre. Vado subito a salutare gli ospiti nella prima parte, del primo segmento del nostro talk. Monica Tomasello, candidato al Consiglio Comunale di Tremestieri Etneo. Bentrovata Monica. Grazie anche a te, Umberto. Bentrovata e salutiamo anche Agostino Imondi, regista, che ci dirà come appunto si sta cercando di chiaramente abolire il canone Rai. Insomma, questo è un problema che ci portiamo dietro da tanti anni, tante forze politiche ci hanno provato, ma insomma nessuno è mai riuscito. Quindi non so come appunto Imondi ci dirà come riusciremo a appunto abolire il canone, comunque trovare la strada per. Vedremo, lo sentiremo. Intanto è arrivata in studio appunto Monica Tomasello. Prima di parlare di vaccini, perché oggi sono state due manifestazioni a Catania, una alla zona industriale, un'altra in città, in Piazza Stesicoro, qual è il clima che si respira a Tremestieri Etneo? Perché dopo quattro tentativi, finalmente sabato e domenica prossima si voterà Sì, appunto il per l'elezione del clima Consiglio Comunale e del nuovo è sindaco. del nuovo sindaco, il clima è di incredulità praticamente, perché ormai non ci sperava più nessuno, anche se in molti temevano, perché allora la storia di Tremestieri entrerà negli annali delle elezioni politiche comunali, perché come ben sapete, ormai insomma, le elezioni si sarebbero dovute tenere, il mandato per il sindaco e l'attuale classe dirigente a Tremestieri scadeva a maggio. Poi eravamo in pieno lockdown, zona rossa, quindi neanche a parlarne. Le elezioni sono state rimandate ad ottobre, ma anche lì sono saltate per via, non questa volta per un lockdown o per il discorso pandemia, ma per via di irregolarità trovate nella raccolta delle firme, denunce fatte, eccetera, non stiamo qui a dire chi. E quindi si sono rimandate al 4-5 novembre, anche queste rimandate ancora per via della pandemia. E si è deciso per marzo. Questa data comunque era in forse perché è stata anche ospite da te la candidata, Sì, beh, cioè voleva candidarsi anche diciamo il nome, no, Chetti Rapisarda. Chetti Rapisarda Basile, Sì, esatto. che conosco, una bravissima persona, e in parte condivido anche
anche quelle che erano le sue rimostranze. Non stiamo qui a raccontare tutta la storia, comunque insomma ieri pomeriggio il TAR si è pronunciato e ha rigettato il suo ricorso. Quindi si va alle, Quindi si va alle urne. Ecco, qual è il clima? E poi entriamo nel dettaglio. Il clima è quello, allora io c'è sorpresa tra la gente. C'è sorpresa perché non ci credeva più nessuno. Poi molti, credo, temo che avremo un'affluenza bassa, spero di no, comunque per via del discorso pandemia la gente è molto spaventata, quindi nonostante, infatti io dico a questo punto comunque mi sento di garantire che comunque il voto avverrà in sicurezza, con, senza assembramenti, ci saranno le forze dell'ordine, ci sarà insomma con la mascherina, si entrerà ad una, insomma ci verranno attuate tutte le misure atte a contenere il contagio. Quindi, massima sicurezza. Massima sicurezza, chiaramente. Detto questo, poi proseguiamo. Poi, Monica Tomaselli è un fiume in piena, sì, chiaramente, appena le dai la parola, vai, insomma, vado. Difficile poterla bloccare, ma la dobbiamo bloccare perché dobbiamo andare in Piazza Stesicoro a Catania con Anna Pia Panassidi e Serena Valastro per sentire appunto cosa è successo oggi a proposito dei vaccini. Tra poco vi faremo vedere anche un titolo un po' inquietante di Repubblica di oggi a proposito dell'ultima ora che riguarda AstraZeneca, insomma, perché sono tante preoccupazioni di coloro che si stanno appropinquando all'inoculazione appunto del vaccino anti-Covid. Ma intanto andiamo in strada con la manifestazione sulla privatizzazione dei vaccini. In una Piazza Stesicoro baciata dal sole oggi si manifesta contro la privatizzazione dei vaccini anti-Covid. Siamo con Damiano Cucè, stamattina vi siete recati nella sede in zona industriale della Pfizer. A quale scopo? Con quale scopo e perché? Allora, siamo stati lì simbolicamente, così come in tantissime altre parti d'Italia, per esprimere il nostro dissenso nei confronti di un brevetto appunto privato, come hai già detto tu, che di fatto limita la possibilità di accedere a questo vaccino in maniera massiva, in maniera anche veloce. Ecco, la privatizzazione, noi crediamo, del brevetto sia un impedimento alla soluzione di questo problema che ci portiamo dietro da un anno ormai. Il diritto alla salute deve essere accessibile per tutte e per tutti. Per questo motivo vogliamo che il brevetto privato cessi di esistere, perché è importante che tutte e tutti possono riuscire ad accedere a un vaccino sotto controllo pubblico. Per questo stamattina qui abbiamo bruciato simbolicamente un brevetto privato, un cartellone, per riuscire ad esprimere al meglio questo concetto. Per noi il brevetto, quindi il vaccino, è la soluzione al problema. Affinché questa soluzione possa essere diffusa, possa essere di massa, non solo qui in Italia, ma in tutte le parti del mondo, soprattutto nelle zone più povere del mondo, c'è necessità appunto che questo brevetto venga socializzato, perché è l'unico modo affinché tutte e tutti possano accedervi e affinché tutto questo processo possa avvenire nel miglior tempo possibile, quindi in maniera celere e molto più appunto veloce e massiva. Quali sono state le risposte avute dalla piazza oggi? Cioè, la gente come ha contribuito, diciamo, a questa vostra manifestazione? Beh, chiaramente la gente è molto confusa, perché le notizie che spesso arrivano da parte dei TG nei giornali disorientano un po', perché ci sono tante voci che parlano, tanti racconti, tante posizioni anche politiche, no? Su un problema che in realtà è abbastanza semplice, riguarda la salute delle persone. Chiaramente i contenuti che noi abbiamo portato in piazza hanno avuto successo, nel senso che la gente appoggia l'idea di la possibilità, l'opportunità di poter accelerare e accedere immediatamente ai vaccini, per cui la risposta della gente su questi temi abbastanza delicati e vicini appunto soprattutto alle classi popolari, alla maggioranza appunto della popolazione di questo paese, sono sempre positive, e oggi ne abbiamo avuto dimostrazione, uno di quei tanti casi in cui parlando dei problemi della gente veniamo accolti e veniamo portati come coloro che potrebbero in qualche modo risolvere il problema. Quindi da parte nostra ci sarà dopo oggi tutta la, tutta la nostra forza, tutte le nostre energie impiegate in questa campagna per la salute, che dal nostro punto di vista, ma non credo solo per noi, viene prima di qualsiasi altro cosa, soprattutto prima del profitto. Queste dunque le parole di Cucè, oltre che di Chiara Platania, per quanto riguarda appunto questa manifestazione sulla privatizzazione dei vaccini. Intanto però su Repubblica, sulla home page, c'è un titolo sicuramente eloquente. Allora chiedo alla regia
di vederlo insieme ed è un titolo che riguarda i vaccini AstraZeneca, casi di trombosi, sospeso un lotto di vaccini in Danimarca, stop di un altro lotto anche in Italia. Quindi questa è la notizia che sta girando in queste ultime ore sui social, due eventi simili in Austria e poi anche in altri paesi europei, in particolare un lotto di vaccini dell'AstraZeneca che appunto ha creato questo tipo di allarme, dunque in Estonia e in Lituania, oltre che in Danimarca. Poi c'è anche un altro titolo da Catania Today, vaccino AstraZeneca, Fratelli d'Italia al Ministro della Salute, valutarne la sospensione. Due decessi avvenuti nel catanese dopo la somministrazione del siero anti-Covid, il partito della Meloni preannuncia un'interrogazione parlamentare, un appartenente alla Marina e un poliziotto in servizio a Catania sono morti a distanza di pochi giorni, indaga comunque la Procura. Non c'è certezza su queste notizie, ovviamente, su queste ultime, sulla certezza appunto delle cause della morte evidentemente, però è chiaro che c'è un'indagine in corso. A proposito di vaccini, proprio in questi giorni si è parlato dello stabilimento Pfizer, abbiamo visto le immagini di stamattina di USB e di Potere al Popolo, sono stati proprio alla zona industriale e si chiede appunto la realizzazione a Catania, la zona industriale di Catania, la Pfizer, la realizzazione dei vaccini, ma insomma non è così facile perché serve un bioreattore, insomma servono dei macchinari che non è facile reperire diciamo nel giro di pochi mesi, servirebbero come minimo almeno un due anni, ci dicono gli esperti. Ma allora sentiamo Angelo Mirabella, sindacalista dell'UGL, che è stato ascoltato per noi da Sandro Gaglio. Cari amici, buongiorno dal vostro Sandro Gaglio. Angelo Mirabella, dipendente di Pfizer, è addetto al controllo di qualità, ma rappresentante sindacale dell'UGL all'interno dell'azienda. Buongiorno. 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 La domanda, la prima domanda che è chiaramente nata e sorge spontanea è quella: come mai, secondo lei, la Pfizer non ha scommesso su Catania per la produzione di vaccini? E scommettere su Catania in tempi brevissimi era difficile perché pur avendo le competenze operative per poter produrre degli iniettabili, produrre dei vaccini richiede anche delle attrezzature che Catania sul momento non aveva, altri siti erano più attrezzati. Tuttavia Catania si propone sempre come papabile per produzione di iniettabili ed anche di vaccini. Bene, quindi sappiamo che per mettere su un bioreattore almeno dovevano passare due anni, cioè ci voleva una buona volontà in termini aziendali per ricreare le condizioni di fare vaccino a Catania. Quindi questo modulo che non si è fatto, perché secondo lei non si è fatto? Cioè proprio perché la volontà di non mettere la Sicilia in gioco? La volontà di non mettere la Sicilia in gioco risale da tanto tempo. La produzione di vaccini doveva essere programmata a Catania già da molto tempo e si è preferito dislocare su produzione di iniettabili che erano già consolidate a Catania e con competenze già consolidate a Catania. Adesso però che la produzione di iniettabili mondiale è calata del 25%, è il caso di riaccendere un attimo i riflettori. Sta per dire che chiaramente siete preoccupati perché questa azienda a Catania potrebbe anche per scelta perdere dei moduli o addirittura perdere posti di lavoro. Già quest'anno con il calo previsto uno dei due reparti lavorerà a mezzo servizio, quindi lavorerà a metà e tanto personale verrà ridestinato nei reparti rimanenti. Se dovesse calare ancora di più la produzione e calerà quasi sicuramente perché parte della produzione verrà dislocata in Cina e potremmo perdere delle importanti competenze e dei posti di lavoro che per il tessuto sociale catanese sono importantissimi. Chiaramente per dipendente la qualità in ogni caso della Pfizer, dei prodotti Pfizer sicuramente possono essere messi al primo posto, in questo caso parlando di vaccini rispetto ad altre aziende? Pfizer, posso dire solamente questo, che Pfizer quando fa le cose le fa per bene e tutto ciò che va sul mercato è attentamente testato, attentamente vagliato, attentamente controllato, quindi per quel che riguarda i prodotti Pfizer mi sentirei sicuro al 100%. Bene, grazie, buona giornata. Prego, buona giornata.
Cari amici, come abbiamo ascoltato dalla viva voce del responsabile aziendale Angelo Mirabella dell'UGL, noi abbiamo ascoltato effettivamente ciò che è l'idea e la politica aziendale della Pfizer. Ma quello che manca in questa vicenda è proprio la volontà politica, la politica locale, la politica regionale, che avrebbe dovuto per tempo intraprendere un dialogo con la Pfizer e cercare di far sapere che in Sicilia perdere posti di lavoro è una tragedia, e quindi al contrario iniziare un dialogo forte che avrebbe portato il Comune, la Regione, tutti gli enti locali preposti a una discussione più ampia, a convincere la Pfizer a riprendere un ragionamento, a iniziare nuovi moduli e, perché no, poter produrre i vaccini. Ma mi pare che ormai il tempo è trascorso. Dal vostro Sandro Gaglio, la buona giornata a tutti. Lasciamo i vaccini e torniamo a Tremestieri, ne abbiamo già accennato poc'anzi in apertura di trasmissione. Monica Tomasello, candidata al Consiglio Comunale, si vota sabato e domenica. Allora, la domanda di base è: perché Monica Tomasello si è candidata al Consiglio Comunale di Tremestieri? Allora, da dove nasce questa cosa? Allora, io facevo altro. Vabbè, appassionata di politica sempre, tant'è vero che mi sono laureata in scienze politiche, se no non avrei preso questa facoltà sicuramente, quindi sempre appassionata della politica, del sociale, eccetera, sin da ragazza. Però diciamo che insomma, poi mi sono dirottata, dopo aver cresciuto dei figli, aver fatto mille cose, eccetera, mi sono dirottata sull'organizzazione degli eventi. Settore, ahimè, non so se, insomma, già quando dico eventi in un periodo come questo capirete bene che ogni parola è superflua. Appunto, perché appassionata di comunicazione, ho dato vita a un blog, Catania Creativa, molti mi seguono, e quindi è lì do sfogo, insomma, alla mia vena di scrittrice, e insomma mi occupo anche di comunicazione. Quando è nata questa cosa, però, fu il periodo proprio di lì a pochissimo del lockdown, e quindi io avevo tanta voglia di parlare della Catania in generale, quindi anche dei paesi etnei, eccetera. Io già residente a Tremestieri, soltanto delle cose belle di Catania e del suo hinterland, di portare avanti un discorso di promozione turistica, economica, eccetera. Però ho scelto il momento sbagliato, perché a un certo punto siamo entrati in lockdown e quindi mi sono ritrovata a mio malgrado a dover parlare di lockdown, di pandemia, di coronavirus, eccetera, eccetera. A quel punto, per la crisi pandemica, è sicuramente un problema sanitario, ma come molti abbiamo modo di osservare, sta diventando anche un problema sociale, politico, e quindi io mi sono sentita a questo punto una vocina dentro di me che ha detto: vabbè, adesso ci saranno le elezioni e magari posso cominciare a fare qualcosa, a spendermi, piuttosto che solo parlarne, a spendermi in prima persona. Quindi questa è stata la molla, incredibilmente, proprio la pandemia e tutto quello che ne è derivato. Ricordiamo la lista a questo punto. Sì, io sono nella lista di Santo Nicosia Sindaco, un progetto civico. Sono tre i candidati. Sono tre i candidati: Santi Rando, che è l'attuale sindaco, Simona Pulvirenti per il Partito dei 5 Stelle, e poi appunto il nostro progetto civico, che vede all'interno Attiva Sicilia, API con Salvo Fleres, e poi Nuova Luce su Tremestieri, che è poi il comitato che mi sta appoggiando, che insomma con grande onore io spero di portare avanti, perché sono residente a Tremestieri, però in quella zona di Tremestieri un po' particolare, un po' più ne parliamo catanese. Adesso, sì, esatto. Parliamone, perché di comunque Canalicchio, di Canalicchio, esatto. Famoso Canalicchio, che è quella cintura praticamente che sta tra Catania e Tremestieri. Noi abbiamo strade che da un lato è San Gregorio, dall'altro è Tremestieri, poi Catania, insomma siamo una zona un po' che prima era una bellissima zona, fra l'altro è nata come zona residenziale, e tante cose sono state fatte negli anni, cioè si sono create veramente tante cose. Adesso, un po' come tutto il paese di Tremestieri, devo dire, ha conosciuto un declino. Infatti a Tremestieri ricordiamo che negli anni d'oro si è fatto l'anfiteatro, che adesso è in disuso e ha completamente
completamente abbandonato, si è fatta l'illuminazione, è nato l'ufficio postale, il centro per l'impiego, cioè tante, tante belle cose. Adesso ci si è fermati ed è un peccato, perché Tremestieri Etneo, per la posizione che occupa a livello geografico, è sì di passaggio, però appunto è un punto particolare, importante, è di, basti pensare che per esempio dalla via Nova Lucio, comunque quella zona di Canalicchio, scendono tutti i pendolari dai paesi pedemontani per andare a Catania, quindi per esempio una cosa per cui il comitato si sta molto battendo e che speriamo di poter portare avanti è una famosa rotonda che è stata, io questo lo voglio dire perché ci tengo particolarmente, certo. La rotatoria, esatto, una rotatoria in via Pietro dell'Ova, a un ingresso e uscita tangenziale, rotatoria che è stata chiesta dal comitato Nuova Luce per Tremestieri più volte, senza risposta. Chiaramente andrebbe a vantaggio non soltanto dei cittadini tremestieri, ma appunto proprio per la posizione che occupa, di tutti i pendolari che scendono verso Catania, e poi contestualmente si dovrebbero rifare delle caditoie, come fare delle caditoie in, ecco, salita e in discesa per il discorso delle acque piovane. Ecco, bene, se voi avete tante belle idee, insomma, tante cose da fare, però la gente è anche un po' stanca di sentire faremo sì, questo, faremo quest'altro, faremo sì, quest'altro ancora. Sì. Una volta finita la festa, gabbato lo santo. Posso dire, si dice, riguardo a questo, guarda, ti rispondo subito. Sì. Il mio appello è stato proprio questo ai cittadini, per quelli che mi stanno conoscendo, per quelli che già mi conoscono, con quelli che già mi conoscono è più facile, per quelli che ancora non mi conoscono ovviamente è più difficile, perché le persone ormai sono abituate al fatto che tu chiedi il voto e poi arrivederci, buonanotte ai santi, come si suol dire. Io credo che una cosa fondamentale da fare è innanzitutto dare fiducia a volti nuovi, quindi cominciamo da questo, perché la speranza è l'ultima a morire. E poi evitiamo, io mi sto battendo per il voto di favore, il classico no, ma è l'amico, ma io con lui, ma io di qua, c'è gente che vende il suo voto veramente per un certificato, per un posteggio disabili, cioè cose di questo genere, per cui io mi rivolgo alla parte onesta dei cittadini tremestieri, quelli che ancora, diciamo, non hanno perso la speranza. Sicuramente così come sono le cose non si può continuare, quindi tanto vale dare la possibilità. Poi Santo Nicosia è il presidente dell'Ode, una persona che chi ha avuto modo di conoscerlo, ma anche chi non lo conosce solo per quello che, per come si è sempre speso nel sociale, insomma è sicuramente un'alternativa di tutto rispetto, sicuramente. Quali sono le priorità se Monica Tomasello dovesse arrivare appunto al Consiglio Comunale di Tremestieri? Allora, le priorità per quel che mi riguarda, e che riguarda anche, perché comunque noi abbiamo steso un programma tutti insieme, questo certo, ci tengo a dirlo, allora innanzitutto le famiglie disagiate, e poi una grande attenzione al discorso dei ragazzi, che secondo me sono il futuro, e allora tante cose che non vanno devono essere, come si suol dire, curate all'origine. Io vengo da un'esperienza di 8 anni passati nella provincia di Pesaro Urbino, e ci sono andata con 2 bambini piccolissimi, quindi ho vissuto da mamma tutte quelle situazioni, quindi aggregative eccetera, e ho visto tante cose belle che veramente nessuno ci vieta di fare anche qui, laboratori di riuso, creativo, eccetera, e poi tanta educazione civica. I bambini crescono e poi quindi diventano adulti responsabili, perché già nelle scuole li educano in un certo modo. Io racconto spesso un aneddoto di mia figlia, che una volta nello zainetto aprì e gli trovai una specie di blocchetto per le multe. Ho detto, ma era in terza elementare, ho detto, ma che cos'è questa cosa? No, ma ci hanno dato il blocchetto per le multe, era tutto fatto così molto molto carino con i disegnini, però diceva, sei un gran maleducato perché tu mettendo la macchina qui hai privato, quindi certo, praticamente invitavano i bambini a lasciare questi bigliettini laddove trovavano magari una macchina messa male, eccetera, per comprendo, dire piccole cose che sicuramente fanno poi diciamo rendono, costruiscono la base per una cittadina più vivibile. 180 consiglieri sono tanti, no? Tantissimi, la cioè, lotta candidati è per,
sì, allora la lotta è veramente dura, anche perché abbiamo la cosiddetta corazzata Rando, che si è un po' ridimensionata, devo dire, dopo l'ultima, perché prima erano 6 liste addirittura, poi col discorso delle firme eccetera eccetera, adesso sono scesi in campo con i simboli di partito, cosa che mi sembra comunque giusta, perché i cittadini devono sapere, spesso dietro una lista civica si nasconde qualcosa, no? Certo. E allora è giusto che i cittadini, oggi proprio leggevo su Facebook, in un gruppo, uno dei tanti gruppi social che ci sono su Facebook, 6 di Tremestieri 6, dicevano: ma scusate, ma queste liste civiche, posso sapere io a chi do il voto, a quale partito va il mio voto? Beh, adesso è più chiaro, perché comunque c'è la lista di Fratelli d'Italia, c'è la lista di Forza Italia, sono tutte appunto liste all'interno di Rando, anche da noi, voglio dire. Io per esempio... Voi quali liste avete ufficiali? Noi ufficiali, allora la nostra è una lista unica, sì, che al suo interno, già si vede dal nostro logo, insomma dal nostro simbolo, contiene altri 3 piccoli simboli. Uno è assolutamente civico, perché è il comitato Nuova Luce su Tremestieri, sì. L'altro è le api, dicevo, di Salvo Fleres. Le api? Api, sì. E poi appunto Attiva Sicilia, Angela Foti. Che sono Foti, i fuoriusciti dai 5 Stelle, esatto, della regione siciliana, esatto, sono che in 5, loro appoggiano, hanno appoggiato, Foti ha voluto appoggiare Santo Nicosia, anche perché da molto tempo in contatto, hanno fatto tante cose proprio perché attivi nel sociale. Ok, e quindi questo è un fiume in piena la nostra Monica Tomasello. Il pericolo è chiaramente l'assenteismo all'interno, sì, dei seggi elettorali, sì, da una, diciamo, voce popolare. Si pensa che non andrà a votare. Molti non andranno a votare, ma non andrà a votare più del 30%, 30-35%. Staremo a vedere. Io credo sempre che il voto sia l'arma principale sì, per poter esercitare il proprio diritto alla rappresentanza, è il fondamento della democrazia e quindi è una cosa molto importante. Quindi capisco le reticenze a non andare magari ad esporsi, però è vero anche che andiamo a fare la spesa, e che tante persone toccano i pacchi che tocchiamo noi, che magari non sappiamo se ci hanno sputacchiato sopra. Certo. Insomma, ci sono tante situazioni in cui mettiamo a rischio la nostra incolumità. Chiaro. E mi sembra che quello del voto meriti sicuramente di essere, questo rischio di essere insomma, affrontato. Dopo tanta attesa, insomma. Esatto, ecco. Assolutamente. Tra l'altro il Tremestieri vive questa situazione di molti catanesi che vivono appunto, sì, nella cintura a sud di Tremestieri, sì, Canaricchio, tanto per non andare ci lontano. Tengo a dire una cosa soltanto. Quindi si sentono un po' avulsi, un, sì, po' estranei alla politica, sì, assolutamente, alla vita del paese Tremestieri, assolutamente, perché questo è Tremestieri alto, basso. Sì, alto, basso, piano, Ravanusa, sì, cioè ci sono tante zone, ognuna, sì, con le sue peculiarità. È un territorio molto complesso, diciamo. Diversificato, sì, però diversificato. Può veramente diventare un punto di riferimento. E cosa vorresti dire a Santi Rando e a Simona Pulvirenti? Allora, intanto... Veloce però, non allora, cioè proprio dobbiamo, no, chiudere. Sì, sì, allora, velocissimo. Cioè, no, allora. Allora, Santi Rando, io, per chi mi ha seguito, inizialmente appoggiavo lui, poi, quindi già... Quindi è una fuoriuscita. Esatto, quindi, ecco. E quindi verrà spontaneo, questo lo dovevo dire necessariamente, sì, perché molti si chiedono, ma perché prima era con Rando e adesso invece è con Nicosia? Sputiamo fuori il rosso. Vabbè, mi sono resa conto di alcune cose. Che non andavano. Che non mi andavano e quindi, insomma, nella vita... E quando ti rendi conto è giusto poter tornare indietro e dire: no, aspetta un attimo, forse sto sbagliando. Quindi con molta serenità e tranquillità io, quando faccio un errore di valutazione, ritorno sui miei passi e se posso rimedio. Quindi detto cosa questo, diresti a Rando se dovessi prendere un caffè con lui domani mattina? Se dovessi prendere un caffè con lui, Rando, mi dispiace, però avresti potuto fare di più. E invece a Simona Pulvirenti dei 5 Stelle? Simona Pulvirenti è una donna molto in gamba, che ho avuto modo di seguire, non conosco personalmente, però direi non te la prendere, però io con i 5 Stelle, per tutta una serie di motivazioni che sono di carattere sicuramente politico di più ampio respiro,
non mi sento più di dare alcuna fiducia, anche a partire da un piccolo comune come Tremestieri, ma assolutamente per me i 5 Stelle sono morti da un po'. E al terzo candidato, cioè il tuo sindaco candidato, Santo Nicosia, cosa diresti? Santo Nicosia, dai che ce la facciamo. Insomma, la migliore conclusione è proprio questa, quella di Monica Tomasello. Allora, vuoi restare qui in studio per sentire cosa si dice Agostino Imondi su come abolire il canone RAI? Chissà che non possiate dare la mano parecchio, anche voi. Mi interessa parecchio. Come gruppo, quindi, come comitato. Allora, Agostino, innanzitutto tu sei regista, hai vissuto in Germania, sei nato in Svizzera, vivi a Catania, insomma la tua vita è sicuramente molto movimentata. Hai anche una telecamera davanti. Allora, tra poco la regia ci fa vedere questo, diciamo, cartello relativo al fatto dove si raccolgono le firme per non pagare più il canone RAI. Eccolo là, aboliamo il canone RAI a favore di un vero servizio pubblico siciliano. Okay. Agostino. Allora, premetto che l'idea dell'abolizione del canone RAI, come hai detto, non è nuova, non è nemmeno un'idea di Agostino Imondi per sé, è un'idea di noi movimenti indipendentisti sicilianisti, perché abbiamo preso spunta anche dai movimenti catalani. I catalani, da quando cadde il governo franchista, ebbero la possibilità di avere i loro giornali, i loro libri, le loro TV, le loro radio nella loro lingua. Questo ha creato una vera forte identità catalana e sono a quel punto dove noi siciliani sfortunatamente ancora non ci stiamo, e quindi questo è il primo punto. Il secondo punto è che la RAI dovrebbe offrire un servizio pubblico radiotelevisivo per un popolo molto diverso, cioè gli siciliani non hanno quasi nulla a che fare culturalmente, linguisticamente con i sitturolesi, eccetera eccetera, però in realtà la RAI non fa altro che omogenizzare l'intero territorio e italianizzarlo, se vogliamo così, e non offre un vero servizio pubblico per i siciliani. Nonostante le sue 16 reti che comunque sono quelle radiofoniche, esatto, che comunque sono per la maggior parte programmi commerciali che sono prodotti con soldi pubblici. Allora, quindi con i nostri soldi. Con i nostri soldi, quindi io a questo punto mi chiedo perché i miei 90 euro che pago la RAI ogni anno devo darli a, che so, Fabrizio Fizio o Bruno Vespa e compagnia bella invece di comprarmi delle scarpe per mio figlio? Questo è su un personale, sì. Sull'altro anche per l'identità siciliana, perché sono indipendentista siciliano. Sì, aspetta un attimo che Monica vuole intervenire. No, allora, visto che ho fatto bene a restare, perché io non sapevo di questa cosa, allora intanto faccio presente, perché è giusto che tutti lo sappiano, che io sono anch'io un indipendentista siciliana, quindi appoggio assolutamente questo discorso dell'identità siciliana, eccetera. Sono una neoscritta al Partito di Siciliani Liberi, auspico un'unione di tutti i partiti siciliani, sicilianisti, perché è solo attraverso l'unione che poi si può tentare di fare qualcosa. Per staccarci un po' da Roma. Ma lì è un altro discorso, neanche lo prendo, perché sennò buonanotte, cioè qua facciamo notte. Volevi aggiungere che quindi sei con lui? Sono assolutamente con lui, perfetto. Assolutamente. Prego, Agostino. È quello che ci serve, appunto, un'educazione civica dei siciliani, più informazione. L'informazione che i siciliani prendono al giorno d'oggi viene da Roma e viene dalla Padania, mi dispiace dirlo, dove più che spesso sono molto negative. Se non si parla della Sicilia come territorio mafioso, nella migliore, diciamo, delle ipotesi si parla della Sicilia nel folcloristico o come bella meta turistica, però non si parla mai delle potenzialità che la Sicilia economiche, le potenzialità umane, le potenzialità socioculturali che abbiamo, e quindi questo ci crea un grande disagio. Eppure c'è una testata giornalistica regionale. C'è una testata giornalistica regionale che però comunque è sempre concentrata verso il nord. Noi dobbiamo smettere di pensare come essere un appendice del nord, e dobbiamo iniziare a cambiare l'idea e pensare che siamo il centro del Mediterraneo. Adesso io vorrei chiedere ai gentili telespettatori: quanti sanno che, per esempio, in Tunisia o in Libia, che sono due paesi a noi più vicini, ci saranno quest'anno delle elezioni? Magari nessuno, perché la RAI non l'avete mai sentito, su Mediaset non l'avete mai sentito, perché vedete sempre informazioni che vengono dal nord. Eppure noi siamo il centro del Mediterraneo, dobbiamo noi interessarci per quello che succede attorno a noi.
Ecco, quindi idee care quelle di Agostino Imondi, regista, che insomma anche lui aderisce a Siciliani Liberi. E no, quindi... assolutamente, mi scusi. No. Io aderisco a Sicilia Indipendente. Ah, Sicilia Indipendente. Però vabbè, comunque lavoriamo insieme. Siamo là, cioè la religione siamo è la stessa. Siamo fratelli e sorelle nella lotta comune, diciamo. Esatto, quindi allora ricordiamo com'è possibile aderire a questa iniziativa. Va firmato. Allora abbiamo varie idee. Per prima cosa vogliamo anche chiarire che ci sono i presupposti legali. Da prima cosa abbiamo un statuto siciliano, l'articolo 17, che dà alla regione l'autonomia sulle comunicazioni. Poi abbiamo nello statuto l'articolo 36, che dà alla regione l'autonomia fiscale. Poi abbiamo addirittura la Costituzione italiana, che nel 2001 fu cambiata un articolo, l'articolo 117, e che diede alle regioni, non soltanto a quelle autonome, ma anche a quelle a statuto ordinario, la facoltà di stipulare contratti a loro volta con altri enti di telecomunicazione per creare programmi di servizio pubblico. Quindi questo lavoro non spetta soltanto alla RAI. Abbiamo anche i presupposti perché l'Unione Europea vieta, sotto il Trattato di Maastricht, l'assistenzialismo statale alle imprese. E che cosa fa la RAI altro che assistenzialismo? Ottiene fondi da noi per produrre per la gran parte programmi che non hanno nulla a che fare con il servizio pubblico. Quindi presupposti legali ce l'abbiamo. La questione, mettiamoci insieme, lavoriamo insieme per creare almeno un canale, diciamo un canale siciliano, vero canale siciliano in lingua siciliana, che promuova la cultura, la lingua, l'identità di noi siciliani e anche l'economia di noi siciliani. Ecco, mi chiedo anche a cosa serva la commissione di vigilanza per la RAI, me lo chiedo spesso da cittadino italiano, ecco, anche da giornalista, ma da cittadino italiano me lo chiedo. A cosa serva? Cosa viene fuori? Perché comunque Mamma Rai è sempre molto, molto insomma, affettuosa, no? Con determinati personaggi che ruotano sempre lì, che sono sempre pronti in prima fila. Certo, ma anche questo è il problema. Beneficiano evidentemente. Ma anche questo è il problema. Avere questi partiti politici che sono insediati e infiltrati dentro la RAI rende meno il lavoro della RAI come per la libera informazione. Attualmente l'Italia sta al 41esimo posto nella lista dei paesi con la maggior libertà di stampa, di informazione. A chi lo dici? Posto 41. Davanti noi ci sta il Ghana e il Burkina Faso. Esatto. Peggio di noi soltanto gli Stati Uniti di America, perché ovviamente là è tutto privatizzato, il servizio pubblico non ne conoscono praticamente, e la Grecia, che poverini in tutte cose stanno peggio di noi. Però questo deve rendervi a pensare, la RAI, il servizio pubblico italiano praticamente non esiste, perché idealmente una società dovrebbe essere funzionare in due modi, ci dovrebbe essere una specie di duopolio. Certo. Da una parte l'informazione privata e dall'altra parte l'informazione pubblica, per contrastarsi una vicenda, perché non puoi avere ovviamente soltanto quella privata, perché per ovvi motivi economici ne verrebbe a mancare la libertà di espressione, la libertà di informazione. Ma a questo punto con la RAI siamo che c'è un'azienda che non solo funziona come un'azienda privata, ma anche tramite le pubblicità eccetera eccetera, ma viene a meno anche la libera informazione, perché ci sono questi parametri o questi limiti imposti dai politici, perché i politici hanno il loro amico che fa il capo dell'informazione del TG1, del TG2, del TG3 eccetera eccetera. E fin quando, caro Agostino Imondi, fin quando la politica terrà le fila e gestirà niente, tutto ciò che riguarda la RAI, ci troveremo anche gente incompetente e incapace. Esatto. Assolutamente. Nei posti importanti, nei posti quelli proprio importanti per quanto riguarda lo sviluppo, il messaggio, i modelli educativi, di istruzione, di intrattenimento, di tutto. E quindi fin quando la politica ci mette le mani dentro, insomma, sarà veramente difficile evitare di dire che alla RAI si fanno certe cose che
spesso non vengono ufficializzate o qualcuno ogni tanto le porta a galla, ma vengono poi immediatamente insabbiate. Allora viva Pinuccio di Rai Scoglio. Esatto, viva Pinuccio almeno. Di Rai Scoglio, assolutamente, è il nostro mito, assolutamente okay. Sì. Il grazie mio mito Agostino. È Peppino impastato comunque. Come? Sì. Il mio mito è Peppino impastato comunque. No, però volevo dire anche per sì, i siciliani, in chiusura brevemente, sì. Per tornare alla Sicilia, i siciliani devono sapere che i partiti italiani che votate, che adesso al momento sono nell'arse che governo anche la Sicilia, sì, non faranno mai il nostro, possono essere nostro soltanto interesse. I movimenti indipendentisti sicilianisti a rendere possibile ciò, perché ci sono poteri forti dentro la RAI, ma anche dappertutto, cioè non parliamo solo della RAI, chi è che di voi sa che la Sicilia praticamente esporta il greggio per il resto dell'Italia o l'energia al resto dell'Italia? Si parla sempre della Lombardia come motore economico, ma il motore serve sempre il carburante. Chi è che vi dà il carburante? Siamo noi. Esatto. Quindi se chiudiamo il rubinetto, arrivederci Italia, arrivederci Padania. Ti potrei anche dire chi ci rappresenta a livello nazionale e a livello europeo. Per favore. Come politica, chi? Allora, qui apriremmo un altro dibattito, certo, evidentemente. Lo faremo in un altro momento. Allora, grazie Agostino Immondi. Grazie per l'invito. Grazie. Ci riaggiorneremo per fare il punto della situazione su questa iniziativa relativa appunto all'abolizione del canone. Facciamo rivedere per favore Rosy Gullotta il cartello relativo appunto a www.change.org. www.change.org/no canone Rai. No canone Rai, eccolo là, insomma, benissimo, mi firmate, c'è anche la Trinacria, eccolo lì, canone Rai, insomma, molto chiaro il messaggio di Agostino Immondi. Monica, volevi aggiungere qualcosa perché devo chiudere questo segmento? Sì, in chiusura proprio mi riallaccio al discorso e ritorno anche a Tre Mestieri. Tanto un po' di pubblicità non fa male. Tanto un po' di pubblicità non fa male perché ci sta anche quello. Qui non siamo su Rai Sicra presto, però. No, volevo dire semplicemente che appunto in quanto ne ho iscritta di Siciliani Liberi, quello che io conto di fare qualora i cittadini me ne dessero questa possibilità e mi diano questa fiducia è anche quello proprio dell'attuazione dello Statuto Siciliano già all'interno del Consiglio Comunale. Se viva Dio ci dovessi riuscire insomma in qualche modo, perché già anche i comuni possono già fare qualcosa, assolutamente, e quindi sì, parte da lì, parte bisogna da lì, scuotere un po' le coscienze sì, anche partiamo perché dal poi piccolo, così. Partiamo esatto, dal piccolo per poi andare sempre più avanti, perché poi a parlare siamo tutti bravi, no? A Catania facciamo tante polpette, esatto, poi al momento di andare a votare o al momento di prendere delle decisioni sì, importanti, che siano di destra, di sinistra, vero, di centro, è vero, insomma ci perdiamo un po', perché poi c'è l'amico della amico, la promessa della promessa. Ho chiamato un amico per dirgli che fai, allora mi voti, certo, tu che sei no tanto esatto, sicilianista eccetera. E quanto vale il tuo voto? Però, no, mi ha detto, però sai, c'ho un'amicizia da lungo tempo con... Ma allora che fai? Le... Canuscio. Ma allora scusa, ma allora tutte quelle cose che fai su Facebook, tutte quelle che è tutta. Ma io alla fine volte, poi. Ma io mi chiedo a volte alla gente, poi, ok, c'hai l'amico, ma quando vai all'urna a votare, nessuno ti vede che cosa voti. Chi ti dà, chi ti toglie la libertà di votare? Chi siamo babbi, caro. Esatto. Il siamo problema babbi, è che pensano di essere esperti, però non lo sono, e questo è il problema. Esatto. Grazie, grazie Agostino Immondi, grazie, grazie a Monica Tomasello, in bocca al lupo, comunque ci grazie, risentiremo sì, al di là dell'esito elettorale di Tre Mestieri. Diamo la linea alla regia, pubblicità, diamo lì la voce anche a coloro che sostengono l'informazione libera, quella di Sicra Press, che è ben onda su Prima TV, canali 87 e 666 del Digitale Terrestre.
Seconda parte dell'informazione raccontata, ancora politica in primo piano, politica che viene proiettata però sul locale, sui territori dove ci sono tante difficoltà, dove candidarsi diventa anche un atto di coraggio evidentemente. Allora c'è chi già ci pensa per tempo e comincia già a sondare il terreno, comincia già a ascoltare la gente, a capire quali sono le emergenze e non ad ascoltare le segreterie o i diktat di determinate segreterie. È il caso di Rosario Scandurra di Valverde Oltre, che salutiamo, ben trovato Rosario, presidente. Buonasera. Di Valverde Oltre. Buonasera direttore. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, la situazione nei paesi soprattutto, no, dove i sindaci, le giunte comunali, chiaramente sono in prima linea e sono chiaramente il punto di riferimento della gente. Dico, ne vale la pena oggi metterci la faccia, prendersi la responsabilità di fronte a bilanci economici che sono scarni, di fronte ad emergenze sempre più vaste, sempre continue e di fronte dunque ad un incarico che non è più come 20 anni fa, 30 anni fa? Ma direttore, io penso che ne vale la pena. Ne vale la pena se hai dietro un team, una squadra giusta che riesce a programmare quelle che sono le esigenze dei cittadini. È vero, non è più come 20-30 anni fa, però è diventato tutto ormai, cioè, un nascondiglio. La politica, al politico di turno viene molto facile dire che soldi non ce ne sono mai, che i finanziamenti e i trasferimenti sia regionali che statali vengono diminuiti. Io credo che invece sia tutto il contrario, paradossalmente. Forse sto azzardando, però. Valverde Oltre o Valverde Contro? No, perché lui, nel senso che Rosario Scandurra è uno che non le manda a dire e va un po' anche controcorrente. Sì, ma perché allora, quindi, contro te cerco di essere sempre vero. Vero e realista. E realista, sì. Ho questo piccolo difetto, però allora, ne vado fiero. Allora, di dietro questa affermazione cosa c'è? Ma credo che tutto dipende molto dalla programmazione e dalle competenze. Oggi purtroppo, come tu ben sai, come tutti ben sappiamo e ripeto, ci nascondiamo dietro il dito, purtroppo all'interno degli schieramenti politici e soprattutto la classe dirigente politica non ha quelle competenze giuste, perché nei posti di rilievo, sia statali, nella televisione stessa, vengono indicate delle persone su nomina politica. A me mi sta anche bene questo sistema, però bisogna avere la consapevolezza e l'onestà di intenti, quantomeno di nominare una persona competente per ogni settore. Cioè, non deve arrivare il raccomandato di turno e occupare un posto che non è di sua competenza, perché questo va a discapito sia del servizio che viene dato ai cittadini. E la cosa più triste e più grave, che con tanti giovani neolaureati che fanno dei master, che fanno degli stage, che si impegnano dalla mattina alla sera, arriva il raccomandato di turno e ti salta. Quindi la speranza che un giovane in quel momento vive, la speranza di magari portarsi avanti, di crescere e di avere un'opportunità lavorativa, svanisce. La gente a casa dirà, ok, belle parole quelle di Rosario Scandurra, ma come metterle in pratica anche in una realtà piccola come Valverde? Ma questo esempio è semplicissimo come metterlo in atto. Uno, io da amministratore penso che mi potrebbe fare pure comodo avere una persona competente in un determinato settore. Perché? Perché non mi fa fare brutta figura a me, amministrazione, a me politico, che ci metto la faccia. Quindi se io devo andare a, il mio forse è un ragionamento imprenditoriale perché provengo dall'imprenditoria e quindi la mattina mi alzo e metto le pedine al posto giusto per non avere pensieri e perché so che in quel settore le cose viaggino serenamente, ma per viaggiare serenamente ci vogliono le competenze. Quindi io credo che sia un autogol mettere una persona incompetente in un settore, però
purtroppo vince la raccomandazione, vince la mancata libertà di muoverti all'interno di una struttura amministrativa, all'interno della politica. Io ad oggi una delle cose che posso vantare è che non devo dare conto a nessuno e mi auguro di non darne mai sotto questo punto di vista e sotto il profilo politico soprattutto. Quello delle segreterie, sì. Scandurra, è un problema che viene a galla ogni qualvolta un paese, un piccolo centro, va alle elezioni. Cioè anche la lista civica XY ha un legame, perché tutti chiedono ma a quale segreteria è legata, a quale politico di riferimento è legato questo partito, questa lista, questo candidato, questo movimento. Quindi sì, sì, negli ultimi anni si è fatto così, si è fatto gli così. Danno il nome arcobaleno bla 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 e dietro le quinte e dietro ci sta quel politico di riferimento che poi decide se dovrà candidarsi Teghini o Scandurra. Benissimo, io sono pienamente d'accordo, però a casa mia, nel mio movimento, ammesso e concesso che scenderemo alle elezioni o parteciperemo a qualsiasi competizione elettorale, questo non potrà accadere, per il semplice fatto che io purtroppo la mattina, purtroppo e felicemente la mattina, mi alzo, mi guardo allo specchio. Purtroppo per qualcuno e non vorrei essere al loro posto. Io la mattina mi alzo, mi guardo allo specchio e decido io quello che devo fare, ed è la cosa più bella che possa esistere per quanto mi riguarda. Qualcuno magari non lo potrà fare e mi dispiace proprio per queste persone che si fanno gestire, perché vedi, il confronto politico è una cosa che mi appassiona tantissimo, una cosa bellissima. Tu ti siedi a un tavolo, ti puoi confrontare con chi vuoi e magari da quel confronto tracciare una linea che possa portare dei benefici a quello che sia la collettività o ad un'amministrazione qualsiasi. Il fatto di fare il burattino e avere il pupato dietro non mi appassiona. Ecco, assolutamente. Scenario sul territorio di Valverde, state lavorando con, sì, il gruppo di Valverde Oltre, noi siete molti giovani anche. Sì, molti giovani, stiamo lavorando, continuiamo a lavorare, a breve inaugureremo la nostra sede, ma noi facciamo una politica sul territorio, una politica che ci dà il contatto con la gente e già moralmente siamo soddisfatti. Avete dato fastidio a qualcuno? Questo non lo so e francamente non mi interessa, magari qualcuno pensa che gli possiamo dare fastidio o avverte un fastidio. Non è nel mio intento portare fastidio a nessuno, non è nel mio intento, qualora dovessimo competere alla tornata elettorale 2023, parlare o sparlare di quello che hanno fatto o di quello che faranno, perché non mi interessa assolutamente. Anche perché io ho sempre ritenuto che quando ti presenti alle elezioni e devi raccontare quello che non hanno fatto gli altri, credo che sia un'offesa all'intelligenza del cittadino. Intanto facciamo appunto cronaca dicendo che queste sono le immagini della sede, dei lavori. Un po' di casino ancora. Sì, si sta lavorando nella sede del Movimento Valverde Oltre. Questa è la nostra Serena Valastro che intervista appunto Rosario Scandurra. Rosario, per quanto riguarda... No, volevo completare solo questo concetto per dirti che secondo me... predicare sulle cose che hanno fatto gli altri o che non hanno fatto la ritengo un'offesa nei confronti dei cittadini che hanno quell'intelligenza e quella spigliatezza di comprendere se dare fiducia all'amministrazione attuale o ad altro schieramento che magari sarà futuristico sia a Valverde che negli altri paesi comunque in generale. Ecco, la domanda io la ripeto sempre quando abbiamo ospiti di Valverde Oltre qui all'interno dell'informazione raccontata: qual è la priorità in questo momento di Valverde? In questo momento, se io dovessi arrivare da Marte, restiamo in attualità, ecco, atterro su Valverde, e chiedo: qual è la priorità, qual è il primo problema da risolvere a Valverde? Allora, uno lo mettiamo praticamente al primo posto,
a mio avviso quello che si sta vivendo adesso purtroppo è il problema della nettezza urbana, che noi già, come ho accennato in una trasmissione precedente, abbiamo una nuova ditta da un semestre circa, credo si sia insediata a luglio, oggi siamo quasi a 8 mesi, di credo che il rodaggio sia stato fatto, però purtroppo ancora abbiamo delle problematiche per quanto riguarda lo spazzamento e poi magari qualche problematica sull'organizzazione, e ancora non sono riuscito a comprendere se sono delle indicazioni politiche che arrivano dall'amministrazione su determinati servizi che vengono svolti oppure la DASTI stessa. Insomma, su questo non voglio c'è mettere... qualcosa che non funziona. C'è qualcosa che non funziona, come per esempio ultimamente tu incontri gli operatori ecologici con dei soffiatori alle 10 di mattina in mezzo alla gente. Ti lascio immaginare in un periodo di pandemia dove tu tutte le polveri sottili le alzi, quindi un casino di quello pazzesco, una cosa tra l'altro anche perseguibile sotto certi punti di vista, perché in un periodo di pandemia vai a utilizzare un soffiatore nel centro urbano, mi sembra da folli. Però, tra l'altro poi si c'è pure emessa la sabbia dell'Etna, quindi... Provate a immaginare un soffiatore acceso in un centro urbano con bambini che passeggiano. Addirittura la volta scorsa, proprio nel giorno del mercato, era venerdì, immaginate un po' quello che... Quindi problemi che riguardano la nettezza urbana in generale, i rifiuti. I rifiuti, sì, perché purtroppo... Ma come è differenziata, qual è la percentuale? Allora, ultimamente non ci sono dati che aggiornati. Però precedentemente non stavamo molto bene come raccolta differenziata. Ho capito. Quindi, e credo che forse adesso ci possa essere qualche miglioramento, non so fino a che punto però. Okay. Vedremo, attenderemo i dati della raccolta differenziata. In chiusura, c'è un dialogo con l'amministrazione attraverso la vostra consigliera comunale Pennisi. Noi... proviamo a dialogare. Siete però... all'opposizione? No, noi siamo per la politica con la P maiuscola, non siamo né opposizione né indipendenti. Quello che arriverà in Consiglio Comunale, documento per documento, carta per carta, verrà vagliata. Dove il nostro voto favorevole potrà dare benessere ai nostri cittadini, saremo sempre pronti in prima linea. Dove naturalmente non avremo la stessa idea o... potremmo dare qualche suggerimento all'amministrazione tramite qualche emendamento, tramite qualche interrogazione. Gli emendamenti lasciano il tempo che trovano, perché poi se per partito preso la maggioranza li boccia è un problema loro. Noi faremo delle segnalazioni e degli emendamenti giusti secondo la nostra linea politica e la nostra indicazione politica. Poi dipende, voglio dire, dal contesto, dall'argomento, dalla vicenda. Quindi un po' come la Meloni, che ha detto non siamo contro Draghi, siamo all'opposizione, voteremo decreto per decreto. Ci mancherebbe, perché oggi a mio avviso non è tempo di fare polemiche. Io ho sempre interpretato la politica escludendo la polemica e esercitare quella politica di bassa lega che si... all'interno del Consiglio Comunale, per il benessere del nostro Paese, saremo sempre in prima linea, pronti al dialogo e pronti a dare una mano all'amministrazione. Per il resto dipende anche da quello che, dagli argomenti che verranno trattati in Consiglio Comunale. E oggi si sta adoperando molto con delibere di giunta, perché Consiglio Comunale a Valverde da un paio di mesi che non ne vengono fatti. Speriamo. Come mai? Ma questo come mai non te lo saprei dire. Evidentemente non c'è carne sul fuoco. È come se tutto andasse a meraviglia? A meraviglia, però non ci sono, siamo in attesa. Problematiche e vicende all'ordine del giorno? Ma credo che ora prossimamente nel Consiglio Comunale si affronterà il discorso delle strisce blu. Perché noi abbiamo praticamente da quasi un anno in prova un'azienda che gestisce le strisce blu, che hanno dato il proprio frutto per i commercianti, hanno fatto respirare un po' quella che è l'economia di Valverde, perché si è proprio percepito
che c'è stata la possibilità, è stata data agli utenti la possibilità di parcheggiare con serenità, e quindi le attività commerciali, soprattutto in questo periodo, hanno avuto un beneficio. Un beneficio, e quindi, siccome tra l'altro l'arteria è chiamata così, la circonvolazione via Bellini, che è la parallela di via Vittorio Emanuele del centro, è sempre congestionata, e quindi è capitato che non ci fossero dei posti liberi, e quindi affronteremo l'argomento strisce blu e poi le varie interrogazioni in attesa del bilancio. È sempre un piacere dialogare con Rosario Scandurra di Valverde Oltre, con lui sempre la possibilità di ascoltare la verità perché è schietto e diretto, grazie, è spontaneo evidentemente, buon lavoro, in bocca al lupo, perché insomma c'è tanto da fare sul territorio di Valverde, sì. C'è tanto da fare soprattutto per la gente che ha bisogno di risposte soprattutto concrete, in Sicilia, più che di parole e di propaganda. Sì, perché proprio ieri sera, osservando porta a porta, perché mi interessava, essendo del settore anche della ristorazione, c'era il ministro dell'agricoltura Patuanelli, che ha avuto un'affermazione che sono rimasto basito nel mio divano, perché un ministro dell'agricoltura, un ministro della Repubblica Italiana che pronuncia all'interno della trasmissione l'economia è in sofferenza. Secondo me la minima cosa si doveva fare ieri sera era fargli un DSO e immediatamente una perizia psichiatrica, perché tu non puoi dire che l'economia sta soffrendo. Signor Ministro, l'economia è distrutta. Questo è un appello che le faccio da Valverde, soprattutto da questo piccolo comune. Quindi, lei non si può Scandurra permettere, sì. A Patuanelli, non ti puoi permettere di... Ha addolcito la pillola, sì, di molto. Ma voglio dire, a me mi ha fatto rimanere un attimino perplesso, quindi... Grazie. Rosario Scandurra. Grazie. E adesso andiamo con il format del giovedì, settimanalmente, con la nostra psicoterapeuta Sara Grisiglione. L'argomento è molto importante, sono appena 4 minuti e poi di nuovo in studio con un altro ospite, perché accenderemo i riflettori sulla politica nazionale. A tra pochissimo. Donne da parte di partner, mariti, compagni, che ha avuto un aumento in questo ultimo periodo dovuto appunto alla pandemia, che è stato una sorta di detonatore riguardo l'escalation di violenza che c'è stata. Il nostro presidente Mattarella l'8 marzo ha ribadito come i casi di femminicidio dei primi mesi del 2021 sono già 12 e sono tanti. Ha ricordato una per una le donne uccise per mano di una persona che amava, da cui credeva di essere amata, in questa spirale di violenza che li porta sicuramente un legame, un rapporto malato, un rapporto non sano. Anche la ministra della giustizia Marta Cartabia ha sottolineato come il femminicidio non è altro che una disparità di potere, un prevaricare chi viene considerato nella coppia la persona più debole, sia economicamente, molte di queste donne per esempio non avevano un'indipendenza economica, o socialmente o culturalmente. E questo, secondo anche una cultura che diciamo di tipo maschilista, ecco, ha portato a delle disparità, dicevo prima, nel potere, e anche ad un'accettazione della violenza nello stesso ambito familiare, in cui lo schiaffo alla moglie che parla tanto, che è uscita senza il permesso del marito, viene considerato normale. Quello che bisogna fare è che bisogna ribadire in tutti i contesti, dalle scuole ai contesti
di aggregazione di tipo culturale, di tipo religioso, è quello di prevenire. Quindi non solo prevenire in famiglia, ma anche attraverso la denuncia, cioè non fare sentire sole queste persone, denunciare subito, immediatamente, le situazioni di pericolo per prevenire, dicevo prima, l'omicidio, il femminicidio. Spesso questi, dal punto di vista psicologico, la possibile vittima crede di non potersi slegare, di non poter fare a meno del persecutore, in una spirale, dicevo, di violenza, ma anche di dipendenza molto, molto grave, no? E quello che invece queste donne dovrebbero cominciare a capire è che si può non solo uscire dalla spirale di violenza, ma tamponare immediatamente la prima ferita subita, non andando al pronto soccorso e dicendo di essere cadute dalle scale, ma proprio denunciando un possibile, quello che adesso è un persecutore, ma che può diventare un possibile omicida. Quindi affidarsi alle forze dell'ordine e anche a tutti i centri, che ormai sono tanti, i centri antiviolenza che troviamo in ogni territorio. Io vi saluto e vi aspetto la prossima settimana con un altro argomento. Eccoci nuovamente in studio per questo ultimo segmento dell'informazione raccontata. Ospitiamo in questo ultimo segmento di approfondimento Salvo Giuffrida, coordinatore regionale di Cambiamo, il partito di Giovanni Toti. E, onorevole Giuffrida, partiamo da Mattarella. Partiamo da Mattarella. Da Mattarella che troviamo seduto allo Spallanzani insieme ad altri cittadini italiani in attesa del vaccino. È un'immagine davvero tenera, è un'immagine che ha fatto un po' riflettere, no? Perché lui avrebbe potuto saltare la fila, come hanno fatto in maniera illecita invece tanti sindaci, tante persone che sono state anche poi sgamate, tanti furbetti del vaccino. Allora io partirei proprio da questo, perché Mattarella ha sempre parlato, soprattutto nell'ultimo periodo, di unità e responsabilità in questo periodo estremamente complesso. Sì. Grazie per l'invito in primo luogo, e questo la tua domanda è molto pertinente e anche quanto mai attuale, diciamo. Mattarella, certo, Mattarella sta dimostrando grande equilibrio, grande senso delle istituzioni e soprattutto la voglia di affermare una normalità che purtroppo in questo momento in Italia e in Europa e nel mondo non c'è. Proprio perché quando va ad aspettare il suo turno si presenta come gli altri, e perché dà questa testimonianza di ritornare quelle che sono l'equilibrio nelle cose, la sobrietà dei comportamenti, il rispetto di quello che sono il prossimo, e lui come capo dello Stato è l'esempio, deve dare l'esempio. Pertanto questa testimonianza di ritornare alla normalità, alla giustezza comportamentale, non approfittare di quei privilegi o di quelle rendite di posizione, secondo me è un bel messaggio che sta lanciando alla nazione intera, ma non è solo in questa circostanza, l'abbiamo visto anche al momento in cui ha affidato praticamente le sorti del governo a Draghi, e non ha voluto mandare il Parlamento italiano al voto, ha dimostrato di pensare a quello che poteva essere l'immediato futuro, andando ad portare a sciogliere le Camere e andare ad una elezione anticipata.
già una situazione molto pesante e molto gravosa, direi che quindi è riuscita ad avere la forza, perché poi alla fine non ha avuto bisogno di concertazioni parlamentari, quella è stata una crisi risolta proprio da lui personalmente, senza avere di bisogno di quelli che sono i canonici tempi della concertazione parlamentare per poi dare al delegato potenziale premier quello che è praticamente la delega per formare il governo. Quindi ulteriore, quindi senso, grande senso delle istituzioni, anche contrario a molte altre previsioni che lo davano diciamo fazioso o magari diciamo così pendente politicamente da l'una o dall'altra parte, si è dimostrato, come giusto che sia, Presidente della Repubblica molto molto esemplare, ecco, direi tempestivamente, molto esemplare. Tempestivamente la nostra regia ci fa vedere proprio l'ingresso allo Spallanzani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che con la scorta si avvia all'interno di uno dei padiglioni del lab vaccinale, dove appunto ha fatto il vaccino come tanti italiani, si è anche seduto, ha aspettato il suo turno insieme agli altri, insomma questo è stato diciamo un motivo anche chiaramente di unione del paese, eccolo qua, insomma messo lì insieme a tutti gli altri, e quindi è stato anche un motivo valido per anche uno spot, potremmo dire, a proposito di vaccini. E su questo, sul discorso vaccini, mentre scorrono queste immagini, allora Salvo Giuffrida, giusto allontanare le diffidenze sui vaccini, perché c'è ancora chi sta lì a dire aspettate un momento, non sappiamo bene, aspettiamo un altro po' di tempo per fare i vaccini, insomma possiamo lanciare questo appello anche da questa trasmissione? Ma assolutamente, dico, penso che questa è una situazione, è un problema che non deve più esistere, caro Umberto, 23.000 contagiati al giorno, 350 morti al giorno, dico, è il resoconto purtroppo critico di una situazione molto, molto che fa paura, quindi ritengo che nessuno debba avere perplessità sull'efficacia del vaccino. Ci sono dei casi che purtroppo secondo me non sono, ci sono state delle persone che sono morte, ma non penso che l'effetto diretto del vaccino, saranno altre cause, anche perché nella totalità dei casi che si stanno facendo sono proprio episodi sporadici, persone che vengono, che muoiono, dico, deputandolo che sia causa del vaccino. Ci sono delle inchieste, quindi per il momento sono soltanto delle ipotesi. Sì, sì, ma qui io non credo assolutamente. Certo. Dico, quante persone sono morte in passato per polmonite o per influenza, per malattie virali che hanno interessato i polmoni, ma dico, sono dei casi che sicuramente non riguardano il vaccino. Il vaccino, quindi, è un momento con forza, che deve Salvo essere Giuffrida, con forza sì, rinnova l'invito a vaccinarsi. Forte a vaccinarsi, perché dico, poi è anche un motivo per cercare di ritornare a vivere nella nostra quotidianità con torniamo diciamo, alla la sicurezza di star bene, di non avere, di non subire e non contagiare. Si andrà verosimilmente verso un tesserino vaccinale, praticamente. Sì, questo è importante. Tesserino sanitario vaccinale. È importante, ci anche permette per viaggiare. Soprattutto per viaggiare e per rilanciare il turismo. E per dare sicurezza, evidentemente, a tutti i lavoratori di ogni settore, perché non ci sono soltanto le priorità di una categoria o di un'altra, ci sono le priorità della gente. Su questo siamo d'accordo. Il vaccino ha interessato praticamente. In apertura di trasmissione abbiamo fatto vedere la manifestazione in piazza Stesicoro, oltre che alla Pfizer, no? Contro la privatizzazione dei vaccini, perché giustamente dicevano appunto i manifestanti il vaccino deve essere appunto fatto a tutti gratuitamente e non ci devono speculare, al di là dei costi vivi evidentemente, le case farmaceutiche. Qual è il punto di vista di Salvo Giuffrida? È d'accordo su una eventuale futura privatizzazione dei vaccini? Ma io sono convinto che la distribuzione dei vaccini, che è ben controllata dall'Unione Europea, deve essere monitorata da quelle che sono le autorità pubbliche sanitarie, pertanto ogni principio di speculazione praticamente non deve esistere assolutamente. Certo, se ci fossero dei provvedimenti normativi che avrebbero a andare a uniformare il costo del vaccino,
sarebbe auspicabile, perché abbiamo sicuramente delle differenze da un vaccino all'altro e quindi si eviterebbe questa forma di speculazione, soprattutto quando si tratta di materia delicata qual è la salute. Quindi pertanto che bisogna garantire il vaccino a tutti, assolutamente sì, che ci siano delle forme di controllo da parte delle autorità pubbliche, soprattutto di chi ha stabilito i contratti per l'acquisizione dei vaccini, l'Unione Europea, che comunque in primo luogo deve intervenire su a che le aziende farmaceutiche, no, farmaceutiche pensano immediatamente di garantire la distribuzione del vaccino secondo quelli che erano i contratti e non purtroppo come sta succedendo, che certe nazioni se lo accaparano perché pagano in più praticamente il vaccino e altre nazioni che sostanzialmente sì, come l'Europa sta rispettando quelli che sono i contratti, purtroppo hanno un momento praticamente. Ma noi siamo in ritardo però, Gioffrida, noi siamo in ritardo come Italia rispetto anche ad altri paesi europei. Ma parliamo dell'Inghilterra, ma l'Inghilterra, sai, con l'AstraZeneca praticamente ha investito molto con quel fondo internazionale, nazionale inglese sull'AstraZeneca, quindi pertanto Johnson non ha permesso se non prioritariamente all'Inghilterra e dopo, quando già si è raggiunti i livelli di vaccinazione importanti in Inghilterra, di pensare anche all'Europa. E purtroppo quello, dico, ci sta anche quel problema della Brexit, da quando l'Inghilterra esce dall'Unione Europea, certo. Queste sono una forma di concorrenza che magari prima, così in maniera netta come si sta evidenziando in questo caso dei vaccini, non ci sarebbe stata, perché l'Unione Europea facendo parte dei la 28esima nazione che faceva parte dell'Unione Europea doveva comunque sottostare a quelle che erano praticamente le direttive e i contratti che aveva stipulato la Commissione Europea. Mi spiego? Cioè, qualcosa non ha funzionato, evidentemente. No, non ha funzionato assolutamente. Qualcosa non ha funzionato e noi siamo sempre un po' in ritardo. Ed era pensabile che questo potesse succedere, purtroppo, perché quando si tratta di situazioni così importanti per raggiungere poi l'immunità di massa, ogni nazione, quindi immunità di massa vuol dire praticamente ripresa immediata dell'economia, ecco. E quindi pertanto ogni governatore, ogni premier sicuramente cerca di mettere in sicurezza la propria nazione il prima possibile per far ripartire l'economia. L'Italia, dico, da questo punto di vista, dico, sia col governo Conti che sostanzialmente non è stata così avveduta in questo pressing, Draghi ha sbattuto i pugni sul tavolo e da una settimana che lo fa ha avuto la garanzia, si dice che perché io non credo, caro Umberto, che il vaccino che si farebbe in Italia nel terzo trimestre può risolvere i problemi. Però la buona notizia è quella di ieri, dove 80 milioni di dosi dovrebbero essere praticamente distribuiti in Italia nel terzo trimestre, da giugno in avanti, e questo già dovrebbe essere un importante tenuto conto che da ieri già l'EMA ha dato l'autorizzazione per il GNG, che è anche un altro ulteriore praticamente. Sputnik è in attesa. È in attesa, ma in attesa però positiva, perché no, mentre prima c'erano una sorta di prevenzione anche di carattere così strategico, oggi non più, perché si sta vedendo che insomma c'è la necessità. Per farla breve, c'è stato un accaparramento delle dosi vaccinali, sì, di chi ha avuto i soldi, cash, e ha trovato l'accordo diretto con le case farmaceutiche. C'è chi si va a vaccinare con i propri soldi privatamente anche all'estero, si fa anche in Italia, adesso basta tirare fuori i soldi, ti vaccinano immediatamente, c'è anche un mercato parallelo, inutile che sì, assolutamente, ma c'è chi ha il piacere di andarsene a Dubai, chi va in Russia in India, in Cina, anche in Svizzera. Sì. Quindi c'è tutto questo e quindi credo che a un certo punto bisognava prima intervenire, prima, quando sono stati stipulati certi accordi. Su questo dobbiamo essere sinceri. Io adesso non so. Non voglio io difendere alcune posizioni. Il partito di Giovanni Toti, quindi cambiamo, ha sposato la tesi Draghi in tutto e per tutto? Beh, sì. Questo assolutamente sì, oggi per esempio, ieri la dichiarazione di Giovanni Toti quando dice che è necessario che ci sia un disegno di legge ora per far sì che ci siano i vaccinatori, perché dico, c'è bisogno di medici, di infermieri, ora finalmente abbiamo la buona notizia che i medici di famiglia sono scesi totalmente in campo per fare le vaccinazioni, si è chiarito quell'aspetto degli specializzanti che prima praticamente non erano per nulla stati considerati in questo aspetto.
Certamente l'auspicio di Toti, come di tutti quelli che sono i leader di partito, è quello di incentivare ulteriormente la vaccinazione, perché, e quindi ha anche declinato, anche diciamo, sottolineato quali sono stati gli aspetti negativi di questa diciamo, forte vaccinazione, che era auspicabile al momento in cui diciamo, si sono fatti i contratti internazionali da parte della Commissione Europea. Certo, effettivamente tutti stiamo prendendo atto che c'è un grave ritardo che sta, e poi con purtroppo diciamo, l'aspetto della variante, delle varianti che stanno incidendo in modo molto forte, determinando la terza ondata, anche era questo praticamente un fattore, un fenomeno che non era prevedibile, perché le varianti è da queste, quindi 15-20 certo. giorni che purtroppo stanno minacciando fortemente quello che è, diciamo, il sistema sanitario nazionale e internazionale. È comunque non era anche questo prevedibile. È comunque un momento complicato, Giuffrida, certo, quindi momento complicato. Nessuna la bacchetta magica, però serve capacità. Serve capacità, conoscenze e competenze. Ma sì, assolutamente. Quindi noi da un anno a questa parte ci ritroviamo comunque, un po' con gli stessi problemi dell'anno scorso, in misura minore, ma rispetto anche ad altri paesi siamo indietro. Allora mi chiedo perché, secondo Salvo Giuffrida, è una questione soltanto di organizzazione, di decisioni, perché a un certo punto io dico, quando il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, deputa al politico o alla politica le decisioni sull'apertura o la chiusura, mi spiegate cosa abbiamo fatto? Cioè, se c'è un Comitato Tecnico Scientifico che dà delle indicazioni, deve darle fino in fondo, non può dire adesso deve decidere la politica, perché la politica non è competente su questi argomenti e non me lo toglie nessuno dalla testa. Sì, caro Umberto. Da Draghi a Conte. Non c'è premier che regga. Ascolta Umberto, quelle che sono le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità o del Comitato Tecnico, ecco. O di Comitato Tecnico Scientifico sono solo delle indicazioni che praticamente sono suffragati da aspetti di carattere sanitario, da quelli che sono praticamente il momento, diciamo, più o meno parossistico della pandemia. Proprio le decisioni, quelle sulla chiusura e quelle su quelle che sono praticamente gli effetti poi che si riflettono sull'economia, sono del premier, sono del ministro. Però ok, ma per quanto riguarda la parte economica, sui ristori o sui sostegni, sì. Ma se il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, dice bisogna stare chiusi, bisogna fare il lockdown parziale, totale, fate voi. Non può la politica dire no, lasciamo aperto, no, chiudiamo, perché non hai la competenza scientifica, questo voglio dire. Certo, io su questo dico, sì, sì. La politica deve intervenire per i ristori, per i sostegni, per trovare le soluzioni per ripartire, ma sul piano della scelta di aprire alle 18, chiudere alle 20, aprire la mattina alle 5, fare il lockdown alle 19, insomma, lì dove si esprime la politica, a me fa imbestialire, perché dico, ma se è un comitato tecnico scientifico al quale abbiamo dato fiducia, mi deve dire fino in fondo se c'è bisogno di un lockdown totale, parziale, eccetera, eccetera, per uscire fuori da questa caspita di pandemia. Claro. Quindi non può essere il politico di destra, di sinistra, di centro, del movimento X a dirmi no, e beh, forse è meglio chiudere alle 18, no, chiudiamo alle 20, no, dobbiamo aiutare. Ok. Il discorso economico-sociale è un altro e non può essere il politico a decidere davanti ad una pandemia. Il politico deve fare il politico deve trovare le soluzioni per tirare fuori l'Italia dalla gravissima crisi economica. Deve rilanciare il paese sapendo che c'è una pandemia. Ma non mi può dire il politico no, è meglio chiudere alle 10 piuttosto che alle 22, oppure no, apriamo i bar, oppure chiudiamo i ristoranti. Cioè, questo voglio dire sul discorso sanitario. Chiaro, chiaro. Giuffrida. Ma guarda Umberto, io dico, questo è il discorso del cittadino o praticamente della persona che diciamo un po' guarda in maniera oggettiva la questione. Però sai bene che il politico, chi deve prendere e deve assumere delle determinazioni, delle decisioni, segue quelli che sono
praticamente gli umori del momento, ha le pressioni da parte delle categorie, di una categoria o dell'altra, o praticamente di quelli che sono anche i gruppi economici o imprenditoriali, ecco, o delle lobby, viva la verità, o delle ecco. lobby, o delle lobby praticamente che costituite, che purtroppo fanno cassa di pressione e risonanza su quelle che sono le determinazioni di carattere politico. Pertanto il politico che deve assumere praticamente queste decisioni non lo fa con quella determinazione, con quel decisionismo che il cittadino della strada, l'osservatore diciamo tecnico che guarda oggettivamente la fattispecie, non si riesce a spiegare quello che tu stai dicendo. Certo, essere al posto di oggi di un premier, di un uomo di governo, e assumere determinate decisioni con una situazione che va a evolversi, magari cambiando giorno dopo giorno, ora dopo ora, non è semplice, e non è semplice poter accontentare tutti, caro Umberto. Io dico nel mio piccolo... Non è questione solo di accontentare, è questione di fare le cose che si devono fare. Sì, sì, però anche... per la salvaguardia della salute innanzitutto e di quella economica. Sì, sì. Questo, queste decisioni passano attraverso diciamo quelli che sono processi di concertazione non so con tutte le categorie, e non solo quelle, perché diciamocelo chiaramente, è chiaro che ogni forza politica in un determinato contingenza cerca di ottimizzare quello che è il consenso, cavalcando la tigre del momento. Ecco, dalla regione questo... dicono che il tempo è praticamente scaduto. No. Un'ultima domanda che riguarda Catania, perché ne abbiamo sempre parlato poco con Salvo Giuffrida. Cambiamo su Catania. State guardando alle prossime elezioni, vi state muovendo? Le elezioni prossime sono il 2023 a Catania, quindi ancora... Ma non lontanissimo, ma 2023. Siamo ancora al 2021, dico... Ma state già guardando? Stiamo guardando e soprattutto stiamo informando di quello che è il nostro progetto. Beh. Che è praticamente è un progetto che poi si dovrà sviluppare anche per la città di Catania, perché è naturale, è quanto obbligatorio quando si ci cala in una determinata realtà di competizione elettorale, dobbiamo avere un progetto per quella determinata, ma anche gli uomini giusti al posto giusto, e questo speriamo di essere convincenti nel nostro programma, caro, perché sì, è quanto mai auspicabile che abbiamo gli uomini giusti, ma questo non solo a Catania, un po' in generale, perché uno dei grossi praticamente rimproveri che oggi nella riforma della pubblica amministrazione, che ieri c'è stato questo contratto, questo accordo tra le parti sindacali e il Ministero, il Draghi, il Ministero della Funzione Pubblica, quello di mettere gli uomini dalla burocrazia, ma è auspicabile soprattutto anche in politica, di mettere le persone con le giuste competenze e quindi persone o soggetti che siano in grado di sapersi approcciare a quelle che sono le pubbliche problematiche e risolverle. C'è stato anche un aumento di 107 euro, sono lordi, bada bene, sì. non sono niente. Però è sempre un aumento. Sì, no, ma non solo questo, poi si è anche sostanzialmente inserito in questo accordo quello che è il lavoro in remoto, il lavoro che sostanzialmente prima non era, è una novità, non era inserito, certo, il famoso smart working dei contratti collettivi. Comunque, di lavoro si sta pensando a una maggiore formazione professionale, ci dobbiamo lavorare, chi ha praticamente la responsabilità di un gruppo politico, di un partito in un territorio, deve fare in modo di fare le migliori scelte perché possa proporsi a quello che è, diciamo, l'elettorato. Ma Pugliese in questo momento è un vostro punto di riferimento? È del centrodestra, quindi noi apparteniamo in attesa, se ci saranno altre alternative, è un uomo del centrodestra, pertanto noi dobbiamo seguire quelle che sono le alleanze che scaturiscono da un contesto nazionale, è normale, quindi se c'è un uomo del centrodestra sicuramente dobbiamo fare in modo di lavorare perché lui venga riaffermato, o se ci saranno in prospettiva anche altre situazioni nell'ambito del centrodestra, saremo lì in un tavolo praticamente, ci sederemo e vedremo quali sono soprattutto gli interessi, chi può meglio valorizzare e realizzare gli interessi della città. E vedremo, anche perché a Catania la situazione politico-economica è disastrosa, a dir poco, è veramente disastrosa, perché se ne parla poco.
ma bisognerebbe parlarne di più, della situazione del tessuto sociale catanese ed economico, perché non ci sono scenari politici, economici così importanti o rilevanti per far pensare ad una ripresa. C'è soltanto sempre l'iniziativa di qualche privato che poi in qualche modo viene scoraggiato per un motivo o per un altro. Sì, questo, se mi permette un'ultima cosa, questo sì, è un vulnus purtroppo della classe politica italiana, che in questo momento purtroppo tutti i partiti sono attraversati da crisi intestine e non si sta vedendo o pensando a quale sia il progetto di sviluppo economico futuro. Oggi si sta ragionando, vedi nel PD, vedi nel Movimento 5 Stelle, anche in Forza Italia per certi aspetti, ci sono delle crisi intestine che riguardano purtroppo una battaglia, una lotta di poltrone, e non ci sono invece quella, non c'è quella necessaria concertazione perché si possa pensare a un progetto di sviluppo economico futuro, perché oggi quello che la gente vuole, quello che la gente richiede è la risoluzione del problema quotidiano. Dico, la gente queste beghe interne ai partiti, anzi gli dà fastidio, come tutti sostanzialmente. Vogliamo che ci sia un momento di rinascita, di sviluppo, di ripresa economico, con tutta la risoluzione del grande spettro della disoccupazione che purtroppo sta investendo soprattutto il sud, con tantissime perdite di posti di lavoro. Torneremo su questi argomenti quanto prima, con il nostro salottino dedicato alla politica, non soltanto quella nazionale ma anche quella locale, con Salvo Giuffrida, coordinatore regionale di Cambiamo. Grazie, buon lavoro e grazie in bocca al lupo. E buon lavoro a te, grazie per l'ospitalità. E adesso linea alla regia, chiudiamo l'appuntamento di oggi con l'informazione raccontata, con le previsioni del tempo, con il nostro previsore Marcello Consolo. Buongiorno da Brivi Meteo, buon giovedì 11 marzo. La fase depressionaria tende a scivolare verso oriente, lasciando spazio ad un campo di alta pressione che a breve dominerà sul Mediterraneo. Quindi giornata che segna il passaggio dalla variabilità ad una fase più stabile. Su Catania ed il resto delle province sicure, giornata per lo più soleggiata, qualche nube fra mattina e pomeriggio con temperature leggermente più fresche, venti moderati occidentali al suolo, ma rimossi su tutti i bacini. I venti in quota saranno predominanti dai quadranti occidentali, quindi la ricaduta si manifesterà sulla zona orientale del vulcano. Ancora una volta i paesi della costa ionica catanese saranno interessati dalla ricaduta di cenere vulcanica. Vi auguro un buon sulip a tutti, seguiteci sulla pagina di Brivi Meteo di Facebook, a domani dal vostro dottor Strano Tempo. Ciao!